Io ho molto legato al maestro Abbado perché tra l'altro ho avuto modo di conoscerlo bene qui proprio quando era commissario, perché insieme avevamo sognato il progetto dell'auditorium, quindi avevamo avuto diversi rapporti anche con Lorenzo Piano e avevamo un po' visto le possibilità, come farlo, quindi c'era stato un rapporto, a parte che lo conoscevo dai tempi di Milano, lo conoscevo come il grandissimo straordinario direttore d'orchestra. Era una persona squisita, straordinaria, straordinaria sotto tutti i profili, perché è un uomo che non ha dato solo alla musica. Lui aveva portato la musica nelle carceri, era un uomo dalla sensibilità veramente straordinaria, e poi ascoltarlo come direttore credo che faccia venire chiunque.